Sette punti in sette giorni è l'effetto della cura Michele Pazienza sull'Avellino, una metamorfosi di gioco e risultati dopo la falsa partenza in campionato, ma anche un digiuno di vittorie e gol che durava da ben sei mesi. Come d'incanto Tito e compagni hanno annichilito il Monopoli con una ripresa d'applausi dopo un primo tempo di studio. Il tecnico di San Severo, assente per squalifica, ha confermato 9 undicesimi della formazione vittoriosa contro il Sorrento, ma a sorpresa ha rinunciato a Gori e Marconi, lanciando nella mischia Sgarbi e Varela a sostegno di Patierno. Una composizione inedita del suo 3-5-2, che in fase offensiva ha assunto spesso le sembianze del 3-4-2-1 con il chiaro intento di sfondare sugli esterni e far guarire Patierno dal suo improvviso mal di gol. Spinti da quasi 7.000 del Partenio Lombardi e favoriti dall'effetto sorpresa, nei primi 3 minuti biancoverdi di casa si sono presentati 2 volte minacciosi dalle parti di Perina, con un destro largo di Varela e un sinistro insidioso di Tito, neutralizzato dal portiere. Una fiammata spenta quasi subito dagli accorgimenti di Tomei e una condizione fisica di entrambe le squadre messa a dura prova dalla terza partita nell'arco di una settimana. Quanto basta per dar vita a un primo tempo spigoloso e un po' brutto da vedere, che si è rianimato sul finale, soprattutto per merito del Monopoli, che ha acquistato coraggio. I gabbiani al 42esimo ci hanno provato con un'incursione di Di Benedetto, disinnescata da Regione, e un tiro dal limite di Vassallo carambolato sul braccio di Cionec. Esattamente come è avvenuto nelle precedenti 2 partite, però, l'intervallo è servito a Pazienza per rivitalizzare un Avellino rientrato in campo letteralmente indemoniato e con uno Sgarbi a dir poco sontuoso. L'attaccante in prestito dal Napoli, dopo aver servito 2 assist non sfruttati da Patierno, al 5° ha deciso di fare tutto da solo. Azione in velocità costruita da Tito e Armelino, con tiro alla Del Piero del numero 11 di Bolzano a beffare Perina sulla sua sinistra. Un gol d'antologia che in casa mancava dal 12 marzo contro il Foggia. Un incantesimo spezzato pure in fase difensiva, perché 3 minuti dopo Iaccarino ha su punizione timbrato la traversa. Presagio favorevole ai lupi che al 10° hanno chiuso la contesa. Ripartenza sulla destra di Sgarbi, assist perfetto per Patierno che si è sbloccato incrociando il suo destro. Nel tripudio generale l'Avellino di Michele Pazienza ha infierito su un Monopoli stordito e al tappeto. Armelino, con un imperioso colpo di testa su corner di Tito, ha firmato il tris, mentre Patierno ha calato poco dopo anche il poker su una corta respinta dell'incerto Perina. In realtà alla metamorfosi di Lupi ci sarebbe stato spazio anche per il pokerissimo, ma il colpo di testa di Benedetti si è stampato sul palo prima dei titoli di coda.